Buonasera a tutti e benvenuti a questa seconda puntata di Pane Sport. Parleremo ancora oggi di sport, in special modo lo faremo entrando nel mondo della pallavolo, del volley. Lo faremo grazie al Civitavecchia Volley, società abbastanza giovane sul nostro comprensorio, visto che è nata nel 2007 da un'intuizione dei due soci fondatori che poi ancora gestiscono la società, Viviana Marossa e Cristiano Cesarini. All'epoca una sola squadra creava il palinsesto dei vari roster iscritti nelle categorie ed era la società di terza divisione. È durata ben poco perché c'era stato subito un percorso di crescita e si è andato ad instaurare un rapporto sia nel comprensorio che nella città stessa con il settore giovanile, ampliato a tal punto che ora occupa anche una buona fetta di microvolley. Veniamo a pensare che il microvolley intendiamo i bambini di piccolissima età, 3, 4, 5 anni, possiamo ben capire qual è il modo in cui questa società si è poi entrata nel comprensorio sportivo e laziale. Lo faremo parlando di una vittoria ottenuta nel 2017-2018, stagione in cui le bambine dell'anno 2005-2006, sotto la gestione di coach Ruggero e del collaboratore tecnico, lo stesso Cristiano Cesarini, hanno vinto sia il campionato di Under 13 provinciale che quello di Under 12 con il loro 2006. Ma la cosa bella che poi ha dato ancora più vigore a questo tipo di vittoria è stata conquistata sia a Viterbo che a Roma, quindi è stata conquistata nelle province di Viterbo e Roma. È stato un emplene che ora, che con il cambiamento dei vari statuti e quant'altro, non è più possibile, perché è possibile iscrivere le squadre ad una sola di queste province. È una vittoria rimasta cara alla Civitavecchia Volley, un movimento sempre più in espansione, ma è rimasta cara perché ha consolidato quel modus operandi nel settore giovanile che ha portato in tutti questi anni ad avere 5 marchi di qualità. Se noi pensiamo che ogni marchio viene dato ogni 2 anni, possiamo ben capire che sono 10 anni che questa società viene conferita dalla FIBAC questo tipo di riconoscimento, così come la certificazione di qualità che l'aveva portata a suo tempo, al momento che erano state iscritte le giovanili, subito un quarto posto per quanto riguardava le squadre laziali. E questa si è succeduta in tutti questi anni, quindi sono ben 12 anni che la società ha questo tipo di riconoscimento. Ci siamo voluti soffermare sulla vittoria di queste ragazze che quest'anno fanno l'Under 14 d'eccellenza, che hanno interrotto pure loro il loro campionato per i fatti noti, che sono noti a tutti, perché secondo me e secondo spero voi che mi stiate ascoltando, la parte giovanile di ogni sport intesa in special modo per lo sviluppo futuro sia dello sport che della società stessa, ha sempre un punto di riferimento, è sempre quella stella da seguire per conseguire poi negli anni, oltre che alle varie vittorie sportive, un consolidamento sia a livello societario che strutturale della società stessa. È importante che i nostri giovani facciano competizione, ma la facciano in maniera sana. E la facciano in maniera tale da poter sviluppare nel tempo quelle potenzialità interiori che poi l'aiutano nella società. E niente, speriamo presto di rivedere anche queste ragazze in campo con la loro passione che le guida durante i pomeriggi invernali alle palestre dove poi si allenano. Vi ringrazio a tutti. Buonasera.
Friends take.